di Rinaldo Frignani, il ventenne che guida il SUV che ha sopraffatto il figlio della madre del bambino, è sotto arresto domestico. Fans su TikTok: come faremo ora senza di te Matteo Di Pietro? Uno dei leader della linea del T-Border. Ha studiato l'incidente a Casal Palocco 9 giorni dall'incidente stradale Casal Palocco, è costato la vita piccolo Manuel. L'arresto della casa per Matteo Di Pietro. Il youtuber 20 anni che era al volante del SUV Lamborghini che ha sopraffatto via di Macchia Saponara. Lo intelligente della madre del piccolo. Ebbe luogo. La misura è stata eseguita venerdì mattina dai carabinieri e dalla polizia urbana sall'ordine del giudice investigativo che ha accettato la richiesta dei pubblici ministeri. Al momento non sembra essere stata una disposizione presa contro gli altri 4 ragazzi del gruppo di The Borderline. L'arresto Matteo Di Pietro, la misura precauzionale contro il ventenne. Considerato uno dei leader del gruppo ragazzi che hanno creato The Borderline sul canale YouTube. Ora sospeso dagli organizzatori stessi. Sarebbe stato preso a seguito dell'aggregazione della posizione del giovane emerso durante le ultime indagini investigative condotte dai carabinieri insieme alla polizia municipale. Le indagini sulla cannabis, velocità e sorpasso Pietro erano già risultate positive alla cannabis immediatamente dopo il costo dell'incidente. La vita di Manuel, anche se successivamente aveva subito nuove indagini per comprendere livello del farmaco nel sangue al momento dello schianto, questa esulzione potrebbe aver influenzato sua condotta guida. Ma durante le indagini con giovane, il fatto aver superato gran lunga limite velocità tramite di Macchia Saponara è solo 30 km all'ora. Così come la presenza strisce pedonali lo avrebbero costretto a slittare la velocità. Per non parlare del fatto, tra i testimoni ascoltati da coloro indagano ci sarebbero anche persone come un pilota ATAC. Avrebbero riferito essere stati superati da Lamborghini guidati dal ventenne, poi si schiantò nella Smart FT. Madre del bambino stava realizzando una svolta a sinistra. I video con i telefoni cellulari e il pericolo di fuga, ma non sono esclusi. Anche se al momento c'è la massima riserva su questo punto. Che l'arresto per Di Pietro ha avuto luogo a seguito dei risultati investigativi sui video girati con telefoni cellulari e altri supporti simili alle telecamere GoPro e che potrebbero essere state colpite a bordo del SUV prima dell'incidente. In breve, si potrebbe anche aggiungere un insieme di indizi su cui si potrebbe anche aggiungere il pericolo di fuga che sarebbe stato preso in considerazione verso il ragazzo. Tuttavia, le indagini continuano anche ad accertare se ci sono controversie contro gli altri 3 membri del gruppo YouTuber che erano sulle Lamborghini Cars che, tuttavia, come appena licenziato con meno 3 anni di esperienza al volante, Di Pietro avrebbe dovuto guidato non più 90 km all'ora. Sui social network sempre più registrati, ma sui social network